Ecco, dottore, benvenuto, benvenuto nel mio canale. Sono lieto di poterle fare delle domande che sono di ordine generale, no? Suscitano sempre un grande interesse, perché comunque dietro a Majorana si nasconde un grande mistero. Intanto, ci vuole descrivere chi è Alfredo Ravelli, il dottor Alfredo Ravelli. Ascolti, è molto semplice. Cominciamo con l'età, che è piuttosto avanzata. Ho 83 anni, esattamente l'età di Rolando Penizza, cioè noi siamo coetanei, non sono, ma siamo nati nello stesso paese, anzi una cittadina, Chiari, provincia di Brescia. Siamo tutti e due del 1938, io sono più anziano di un mese. Se stessi a raccontare tutta la mia vita, allora perderemmo un sacco di tempo, impiegheremmo un sacco di tempo, perché nell'arco di 83 anni ho sviluppato parecchie attività, sia quella di studiare inizialmente, io ho studiato in seminario inizialmente, teologia, sono stato anche direttore di due o tre collegi lì sul Bresciano negli anni, attorno agli anni 60. Poi io non l'ho preso negli ordini, eh. A un certo momento ho lasciato questi studi, ho insegnato un po' matematica e fisica nelle scuole medie e nelle scuole superiori al liceo, ma per pochi anni, 6 anni in tutto. Poi ho fatto l'imprenditore, ho fatto un po' giornalista, prima localmente, poi in qualche diciamo, giornale direttamente a Bergamo, ho avuto come istruttore delle persone. Mi hanno insegnato tanto nel campo del giornalismo, veramente, a riguardo, anche se è stata un'esperienza mo molto breve. Poi ho fatto l'imprenditore, sono stato in America parecchie volte, ho importato qui a seguire certi progetti. Comunque, quello che è più importante è che io nell'80, nel 1980, ho rincontrato Rolando Penizza. Dopo parecchi anni, erano circa 40 anni, grosso modo, al riguardo. L'ho rincontrato e da lì ho cominciato, diciamo, la mia storia. Ho dedicato praticamente tutti questi 40 anni, dall'80 adesso, più di 40 anni, soprattutto a capire, a seguirlo, standogli vicino come potevo, naturalmente, perché c'è una storia travagliata. Rolando Penizza ha una storia come vita travagliata, perché ha avuto dei mandati di cattura. Lui è sempre uscito a testa alta, non è mai stato condannato al riguardo, però ha dovuto andare all'estero, stare all'estero per 12-13 anni, tutte cose che poi io ho raccolto tutte le sue confidenze, più che altro le ho strappate un pochettino, perché lui è molto restio, era molto restio ed è tuttora restio a raccontare questa storia. Però c'era un progetto al riguardo che pian pianino io sono entrato dentro, l'ho capito e ho raccontato diciamo, le sue vicende fino al 1992. Fino a lì perché lui ha voluto che si dicesse solamente quello fino adesso, perché è tutto documentato quello che lui ha raccontato ed è già strabiliante. Quello che lui ha detto, perché parleremo poi dopo della macchina, l'incontro con Majorana e cosa fa questa benedetta macchina, per cui è una cosa veramente eccezionale. Eccezionale è vera. Lì è una spy story, c'è dentro della fisica, c'è dentro un po' di tutto volendo. Veramente si potrebbe fare un film di quelli eccezionali a raccontare la storia di Rolando Penizza. Grosso modo le ho detto quello che sono io. Ok, dottor Ravelli. Allora, io intanto le farei iniziare con la prima domanda. Ok, Sì, mi dica. allora. Perché lei ha scritto la biografia di Rolando Penizza, un personaggio di cui ultimamente se ne parla sempre di più? Ce lo può dire? Direi che è diventata lo scopo un po' della mia vita, ecco, dicendo le parole povere, perché ho avuto anche io, seguendo, basti pensare che nel 1980 l'ho sempre seguito al riguardo, e sono stato molto vicino. Perché ho capito che sotto c'era un progetto enorme a vantaggio di tutta l'umanità. L'ho capito pian pianino perché lui era molto restio, perché dobbiamo ricordare che Rolando Penizza ha mantenuto la parola data con Ettore Majorana di non fare il suo nome fino a
non veniva autorizzato da Ettore Majorana. E lui non ha mai fatto il suo nome di Ettore Majorana. Ma dalle sue vicende era talmente eclatante, perché quando si pensa che sono interessati, quando sono interessati gli Stati Uniti d'America, hanno mandato addirittura un collaboratore fidatissimo del presidente Ford allora in Italia a trattare con Rolando Penizza. Lui ha fatto gli esperimenti per l'Italia, ha fatto l'esperimento per il Belgio, ha fatto una serie di cose, ha avuto dei mandati di cattura, veramente quattro mandati di cattura al riguardo, di cui uno internazionale al riguardo, cioè è una storia veramente, diciamo, che meritava di essere capita, seguita, il perché lui ha voluto portare avanti questa. Mi sono innamorato, diciamo, di questa storia. Mi sono innamorato perché ho capito quello che c'era dietro. Cioè il grande progetto di Ettore Majorana e di Rolando Penizza di voler dare una macchina all'umanità per risolvere la maggior parte dei problemi che l'umanità ha attualmente e ha, penso che avrà ancora per parecchio tempo se questa macchina non verrà messa veramente a disposizione. Perché vedremo dopo che è una macchina che ha degli effetti eccezionali. Grosso modo questa è la motivazione che ho dato. Volevo far vedere il mio, quando poi ho scritto la biografia di Rolando Penizza, era per dare il scopo principale è far conoscere questa storia, perché è rimasta nel tono degli anni 70-80 in Italia, è stata dipinta in maniera come fosse Rolando Penizza fosse un truffatore, un bandito al riguardo, una serie di azioni di mass media naturalmente pilotati al riguardo. Per cui dopo è calato quasi un silenzio, è diventata una storia dimenticata. L'abbiamo tirata fuori, abbiamo mostrato tutti i documenti al riguardo, per cui finalmente questa storia viene attualmente, per chi ha voglia di conoscerla veramente, è vista nella sua giusta luce, cioè lo scopo vero che aveva Rolando Penizza nel fare questa macchina in collegamento con Ettore Majorana e perché lui ha subito tutte queste angherie per non voler cedere questa macchina a quelli che volevano prenderla e utilizzarla a loro esclusivo vantaggio, cosa che stanno facendo tuttora dopo 40 anni. Questa coerenza e fedeltà è impressionante. Allora, dottore, le faccio un'altra domanda. Se sì. Penizza ha conosciuto e ha collaborato con Ettore Majorana, vuole dare brevi cenni su questo importante fisico per eventuali ascoltatori che ancora non lo conoscessero? Cioè, insomma, chi è Penizza, tanto per capirsi? Sì. Per dire di Ettore di Majorana come fisico è molto semplice, no? Basterebbe... Io parto da un principio completamente diverso da quello che è normale. Ettore Majorana, dal punto di vista degli scienziati che studiano fisica, è conosciutissimo per la sua grande importanza che ha avuto a suo tempo e anche per la sua vicenda. Devo pensare che è stata una persona che ha avuto a 31 anni, quando aveva la cattedra di fisica a Napoli, e l'aveva avuto in modo particolare, cioè senza concorso. Ne sa che quando vengono fatte le cattedre vengono assegnate con un concorso pubblico. A lui, siccome era talmente bravo, importante e tutto, gli hanno dato la cattedra per alti meriti, praticamente hanno usato la stessa formula che avevano dato per dare la cattedra a Marconi, che non era laureato, proprio per i meriti che aveva lui nel campo della fisica. È uno che, per raccontare di Ettore Majorana, io dico sempre, dovrebbe parlare della macchina che lui ha ideato e che noi, che noi descriviamo nella storia, nella biografia di Rolando Penizza. Cioè una macchina che è capace di produrre l'antimateria, cosa che attualmente i fisici non sono in grado di poterla fare, non solo di produrlo, ma produrlo nella quantità e qualità che vogliono loro e utilizzarla per raggiungere certi obiettivi che sono fondamentali per il bene dell'umanità. Questo è il grande valore di Ettore Majorana. Dal punto di vista storico,
Dobbiamo pensare che Ettore Majorana, verso i 20 anni, 21 anni, è passato da ingegneria, è passato a fisica, è stato presentato a Ettore Majorana e c'è un episodio abbastanza importante al riguardo, non viene raccontato mai da tutti questo episodio, in cui lui si presenta, viene presentato a Ettore, a Fermi. Fermi era alla Lagna che stava facendo dei calcoli, era una settimana e più che stava con i suoi collaboratori seguendo tutto un suo studio su questa formula che stava portando avanti. Ettore Majorana guarda un attimino, prende nota, va a casa, si presenta il giorno dopo da Enrico Fermi, Fermi. E guarda la lavagna, lui su un pacchetto di sigarette aveva scritto un numero, che era il numero che risulta, era la soluzione di tutto il lavoro che loro stavano facendo da giorni in un'equipe. Lui da solo, dando una sola occhiata alla lavagna, era tornato a casa. Aveva lavorato la sera, non so quante ore o pochi minuti, non lo sappiamo, però il giorno dopo si presenta. Ma si presenta per controllare, questo è importante perché l'hanno notato parecchi, non se lui aveva fatto bene, ma se Fermi aveva Riconosco veramente, mai questo tipo questo aneddoto. Sì. di riguardo. Tanto per dire, e lì comincia la sua storia, però quello che è fondamentale è che lui a 31 anni, sparì nel 1938, che è poi l'anno di nascita sia di Rolando Pellizza, che mio, lui sparisce, diciamo, in maniera strana, e nascono tutte le congetture al riguardo, suicidato per via dei servizi segreti, è andato in Argentina, nascono tutte le varie ipotesi, cercano in tutto il mondo di poterlo trovare perché è stato Mussolini aveva dato degli incarichi ben preciso di poterlo trovare. Nascono anche altre ipotesi del convento nella Certosa al riguardo. E non si sa più niente di lui. Poi, però rimane tutto quello che lui aveva fatto nell'arco dei suoi 31 anni, anzi di poco, di 10 anni che era passato a fisica, che aveva fatto degli studi importantissimi, che vengono scoperti e rivalutati oggi dopo 80, 90 anni, 80 anni della sua scomparsa. Perché si parla del neutrino di Majorana, da Maniera, tutto quanto lui aveva abbozzato e aveva parlato, lui da molto schivo al riguardo, c'è tutta una storia al riguardo. Comunque un personaggio eccezionale, eccezionale, che noi poi ne parliamo nei nostri libri, che è la storia che racconta Rolando Pellizza, la sua collaborazione con Ettore Majorana. Grosso modo, ecco, per dire chi era Ettore Majorana. Come si sono conosciuti? Qui è il grande segreto di. Mi ha sentito? Sei sentito, sì. Lei mi ha chiesto Ah, come ok. lui ha conosciuto Ettore Majorana. Rolando Sì. Pellizza a tutt'oggi non ha mai detto come ha fatto conoscere Ettore Majorana. Però dalle lettere che poi Ettore Majorana gli ha scritto Rolando Pellizza, si deduce chiaramente che Ettore Majorana era in un convento, ben preciso. Perché a un certo momento nelle lettere scritte di proprio pugno di Ettore Majorana, devo pensare che queste lettere scritte a Rolando Pellizza sono state fatte periziare da periti grafologi, periti del tribunale che hanno attestato che sono autentiche, come hanno attestato altri periti informatici che le fotografie di Ettore Majorana, come i filmati che non mi hanno portato, non sono stati manomessi, ma sono autentici. E sono fotografie eccezionali di Ettore Majorana che noi ha messo a disposizione di tutti per confermare che Rolando Pellizza aveva conosciuto Ettore Majorana e in cui si vede Ettore Majorana dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni dopo la sua sparizione del 1938, perché abbiamo presentato delle fotografie di Ettore Majorana del 2006. Abbiamo fatto anche un libro a riguardo, dal titolo, l'ho scritto io perché la storia di Rolando Pellizza. Nel 2006 Ettore Majorana era vivo perché abbiamo delle lettere scritte da lui. Lui l'ha conosciuto in questo benedetto convento
E nelle lettere si capisce benissimo come è avvenuto questo incontro in cui le è stato presentato, lui era andato, aveva 20 anni Rolando Perizza, l'ha conosciuto nel 58, nel 58. L'aveva andato in questo convento per fare una consegna perché lui avevano un'attività con i suoi a riguardo, fare una consegna, viene presentato a Ettore Majorana, Majorana si vede che aveva avuto notizie di Rolando Perizza, c'era sotto qualche cosa che non sappiamo, gli propone per capire se era l'uomo adatto per lui, perché spiegherò perché se era l'uomo adatto per lui, perché Majorana, grande fisico teorico, aveva ideato però questa benedetta macchina fondamentale, però bisognava costruirla e bisognava sperimentarla. Cioè, fare in modo che la sua teoria fisica venisse applicata negli esperimenti. Aveva bisogno di qualcuno che costruisse la sua macchina e poi la sperimentasse. E lui l'ha individuato in quel momento in Rolando Perizza. Gli ha dato da risolvere un problema di matematica. Gli ha detto: guarda, ti do questo problema di matematica, vai a casa, risolvimelo, poi torna, poi ne parliamo. Voleva assaggiare le capacità, diciamo, nel campo della matematica di Rolando Perizza. Rolando si è tirato in parte in quel convento un attimino, gli ha risolto sui due piedi quel problema, meravigliando lo stesso Ettore Majorana, perché abbiamo delle lettere di Ettore Majorana che dice: sono rimasto meravigliato allora della tua capacità di risolvere quei problemi che neanch'io abbiamo. Pensare che Ettore Majorana è famosissimo per la sua capacità di fare i calcoli a mente e tutto, basti pensare all'episodio che vi ho detto di Fermi, che l'incontro con Fermi per capire le sue grandi capacità. Io forse sarei stato capace, essendo allora digiuno di quelle cose come lo eri tu a quel tempo. Risolto questo problema, lui è rimasto circa 6 anni in contatto, però sporadico naturalmente, non tutti sempre, ha avuto delle lezioni da Ettore Majorana nel campo della matematica e della fisica. E soprattutto Ettore Majorana gli ha insegnato, gli ha dato a Rolando la sua matematica, perché Ettore Majorana ha sviluppato una matematica particolare, che lui particolare, che ha utilizzato, che è diversa completamente dalla nostra matematica che usiamo. Tanto è vero che Rolando Perizza da solo poi raggiunge la terza fase, parleremo poi della fase che è la trasmutazione della materia, essendo lontano da Ettore Majorana, perché era all'estero, perché aveva mandato di cattura, cosa fa? Da solo, con l'aiuto di un informatico, riesce a sviluppare, applicando quanto gli aveva insegnato Ettore Majorana al riguardo. Ma Majorana anche lì si meraviglia, dice: no, mi sono meravigliato come tu hai potuto raggiungere la terza fase in base a quello che è vero che io ti ho insegnato, però non ti avevo ancora insegnato tutto, vuol dire che tu hai aggiunto qualche cosa del tuo, sei stato bravo. Però in quel momento lì gli tira anche le orecchie, perché facendo quell'esperimento Rolando Perizza ha fatto correre un bel pericolo, diciamo, perché è un esperimento che lui gli è riuscito all'ultimo momento, ma poteva succedere anche una mezza catastrofe. Noi raccontiamo un po' in questo libro, 2006, Majorana era suo. Ecco. Lì è rimasto, lui ha imparato perciò la matematica e la fisica di Ettore Majorana, che noi troviamo soprattutto nella prima lettera di Ettore Majorana, che io ritengo Ettore Majorana, noi abbiamo pubblicato 13 lettere scritte da Ettore Majorana a Rolando Perizza nell'arco di circa 40 e più anni. Perciò una lettera scritta ogni 3 anni, 3 anni e mezzo, mediamente, grosso modo. Nella prima lettera c'è tutto quanto il loro progetto, una lettera fondamentale. Mi piacerebbe leggerla, ma è molto interessante. Io, tra l'altro, in questi giorni pubblicherò un libro in cui parlo unicamente delle lettere di Ettore Majorana, perché sono lettere che veramente devono essere conosciute, perché si capisce il grande pensiero fisico che c'è sotto, ma non solo, la grande anelito verso il voler aiutare e porre questa macchina a disposizione dell'umanità che aveva Ettore Majorana, perché
che giustifica il perché lui è sparito nel 1938, è sparito per dedicarsi unicamente a raggiungere, a fare questa macchina, e voleva darla a disposizione prima, al suo intendimento, era prima che potessero utilizzare l'energia degli atomi nella maniera sbagliata con cui è stata utilizzata la cosiddetta bomba nucleare, bomba atomica, che tutti i nostri scienziati che sono andati a collaborare e che hanno fatto. Infatti c'è una lettera bellissima di Lettere Majorana del 2000-2001, in cui dice chiaramente: ti raccomando, se pubblichi questa, di il perché io mi sono ritirato, qual era il mio scopo, e purtroppo non sono arrivato in tempo allora. E noi diciamo tuttora oggi che non è ancora arrivato in tempo, perché la macchina è lì, bloccata, ferma. E abbiamo a mano una macchina che è eccezionale e non viene utilizzata. Non so, io vado al braccio. Quando... No, ma guardi, è stato veramente molto molto chiaro, poi magari... Sì. Altre domande in merito a quello che ha detto fino a questo momento. Allora, intanto, un'altra domanda: perché e in che modo si è svolta la collaborazione di Rolando Pelizza ed Ettore Majorana? Beh, è morto in una maniera molto, molto, molto difficile, perché Ettore Majorana, per suoi motivi ben precisi, bisogna pensare che lui è andato via abbandonando gli affetti familiari, gli amici, mandando tutto per ritirarsi un po' al riguardo, e noi sappiamo che era in un convento, perché nelle lettere risulta veramente che c'era un priore, c'erano dei frati al riguardo. Si è ritirato proprio per sviluppare questa sua idea della macchina, e lui si è svolto in una maniera difficilissima, perché nel 1964, dopo 6 anni che Rolando Pelizza aveva conosciuto e ricevuto le lezioni da Ettore Majorana, in maniera sporadica andava in questo convento e veniva istruito, Rolando incomincia a percorrere la strada da solo, a costruirla e a sperimentarla, da questa vera macchina. E nel contempo però era sempre in collegamento con Ettore Majorana, perché si scambia Ettore Majorana. Ogni volta che Rolando raggiungeva un obiettivo, gli trasmetteva dei dati, perché succedeva che cosa? Ettore Majorana aveva sviluppato la sua teoria, ma aveva bisogno di sperimentare questa sua teoria e aveva bisogno di ottenere dei dati ben precisi dagli esperimenti. E nelle lettere dice chiaramente: ti raccomando, mandami tutti i vari dati in modo che io possa poi aiutarti per raggiungere gli altri obiettivi. E abbiamo che Rolando Pelizza comincia nel 1964, comincia a costruire questa benedetta macchina, che è molto semplice a vederla, è un cubo particolare di 50 centimetri, era allora, poi so che è stata un po' più sviluppata al riguardo, ma molto semplice anche da vedersi, sembrava quasi un scatolotto, diciamo, in qualche maniera. Però aveva dentro dei motorini ben particolari e sviluppava, utilizzava sia l'energia elettrica, sia il magnetismo, sia tutta una serie, sia la gravità. Contemporaneamente, per la prima volta, venivano usate tutte assieme queste tre forze al riguardo. E riesce lui a costruire la macchina, ma prima di raggiungere il primo obiettivo di vederla in funzionare, ne distrugge la bellezza di 228 macchine dal 1964 al 1976, cioè nel quest'arco di quei 14, 64, 76, 12 anni. Lui costruisce perché all'inizio non riuscivano a estrapolare l'antimateria dalla macchina. Che effetto aveva? Effetto che la macchina quasi esplodeva, per un termine non vero questo riguardo, implodeva, però praticamente si distruggeva, perché l'energia che veniva sviluppata quasi all'interno della macchina stessa, e la macchina stessa si distruggeva. E infatti nella prima lettera lui parla chiaramente, guarda che non avrai
se ne studieranno parecchie prima che tu raggiunga gli obiettivi. E non rimane niente, il 4% del materiale. E siccome la macchina contiene anche dei pezzi grossi, pezzi anche costosi, devo pensare che attualmente, quando le ultime macchine, all'interno avevano un disco d'oro di 800 grammi, poi di aver platino al riguardo, e tutte le volte veniva distrutto. E Rolando Pelizza ha impiegato tutti i soldi. Lui è partito nel 64. Nel 1964, dobbiamo andare dietro nel tempo, con 225 milioni di lire, che dire adesso sembra una sciocchezza, ma 225 milioni di lire a quel tempo era una cifra enorme, enorme. E lui è riuscito, ogni volta che distruggeva la macchina, lui a ricostruirla, a rifarla, finché nel 76 è riuscito a ottenere per la prima volta l'estrazione del raggio dalla macchina e è andato a fare i primi esperimenti al riguardo. Naturalmente lui mandava i dati a Ettore Majorana, ma li mandava ogni 2 o 3 anni, 4 anni, in media 3 anni e 8 mesi, grosso modo, li mandava e Ettore Majorana gli dava altri input. Altre nozioni per proseguire nella sperimentazione. Questo è stato il collegamento che loro hanno. E nessuno ha mai scoperto questo tipo di collegamento, perché Rolando Pelizza ha mai detto, tra l'altro, di essere stato in contatto con Ettore Majorana, me l'ha confidato a me personalmente solamente nel 1994, però sotto giuramento che non avrei parlato, ne parlato. E siamo finiti solamente nel 2011 col primo libro facendo veramente il nome di Ettore Majorana. Naturalmente, ufficialmente nessuno lo sapeva, ma attorno agli anni 2000, era stato scoperto dai servizi segreti, se ne può parlare al riguardo, dove era Ettore Majorana e cosa faceva al riguardo, non i nostri servizi segreti. Comunque, è stato. Perciò un tipo di collaborazione fatta in questa maniera. Rolando operativo mandava i dati a Ettore Majorana che gli dava altri dati per poter proseguire e raggiungere le varie fasi. Ok, grazie, grazie dottor Avelli. Allora, un'altra domanda. Questa macchina ideata da Majorana e costruita da Pelizza, che cosa può fare? Cioè, cosa è in grado di fare questa macchina? Qui dovrei leggere la prima lettera di Ettore Majorana che gli scrive a Rolando Pelizza, che per me è la lettera fondamentale al riguardo. E cosa può fare? Glielo dice, e per me ogni volta che leggo questa lettera mi vengono quasi anche i brividi al riguardo a pensarci. E siamo fermi nel 1964, eh? E bisogna pensare che Ettore Majorana nel 2006 era ancora vivo, come abbiamo dimostrato noi. Perciò avrà sviluppato qualche cosa altro, credo, anzi sono sicuro, al riguardo. Ma rimaniamo su questa roba qui. Lui nel 1964 gli scrive, a riguardo cosa può fare la macchina. Uno, sai, come ben sai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime 4 fasi. Prima fase, annichilimento controllato dalla materia. Le leggo cosa dice al riguardo di questa prima fase che farebbe innamorare, farebbe impazzire di gioia, diciamo, tutti i fisici attuali nei grandi laboratori del mondo che stanno cercando di trovare l'antimateria e utilizzarla. Sai bene il principio della stessa. Generiamo antiparticelle. Siamo nel 1964, cioè non adesso. Lui si parla tanto delle antiparticelle e dell'antimateria, nella quantità e qualità da noi desiderata. E si badi bene che qui Ettore Majorana parla già a Rolando Pelizza, lo associa da noi desiderata. Cioè, non è che dice, ecco la grande delicatezza che ha Ettore Majorana, dice che io desidero. No, che noi, da noi desiderata. Conosciamo ancora una volta bene la reazione delle antiparticelle a contatto con la materia.
per la quantità di calore che ne deriva, non preoccuparti, cioè perché si sviluppa una grandissima, basti pensare alla bomba atomica. Già, abbiamo detto tu. Dice, per la quantità di calore che ne deriva, non preoccuparti. Ti ho mostrato, tu gli ha mostrato a lui, gli ha spiegato, mostrato tutti i calcoli del frenaggio sulla materia colpita. Dice, lui è stato capace di sviluppare, di estrarre la grande energia dell'atomo, però non in maniera spaventosa come viene fatta la bomba atomica, ma controllarla in modo da poterla frenare, come lo dice giustamente qui lui, e contemporaneamente dando le possibilità di poterla utilizzare senza provocare le grandi catastrofi della bomba atomica a riguardo. Così si otterrà un annichilimento controllato, senza nessun pericolo. Oh, su, questo siamo nel 64, questa lettera è stata periziata assieme alle altre, ma non solo la lettera, ma è tutto documentato dagli esperimenti fatti per gli americani, per l'Italia, per la NATO, per gli esperimenti vari che ha fatto Rolando Pennizza, tutto al riguardo. Questo qui, siamo già in un mondo totalmente diverso da quello che era allora e che è attualmente. Però dici, non in primo caso, il primo esperimento realizzano in un posto isolato perché, sai, devo stare attenti al riguardo, eccetera, eccetera. Seconda fase della macchina, un termine tecnico, rallentiamo lo spin, qui i fisici lo sanno benissimo, quindi la materia si surriscalda, secondo i miei calcoli, qui parlano i miei calcoli, raggiungendo la temperatura massima del 40% della fusione o ebollizione di essa. Praticamente questa macchina è capace di produrre energia, calore, in quantità enorme, 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 senza consumare niente se non una piccola quantità di elettricità per far andare il motorino che fa andare la macchina. Perché nella seconda fase si produce la free energy che è tanto ricercata, tanto portata. Ecco perché la macchina di Ettore Majorana, macchina anche costruita da Rolando Perizza, non viene messa a disposizione perché sconvolgerebbe tutto il sistema economico. Solamente, Certo. basta pensare, prima macchina, annichilimento della materia controllato, va a distruggere, potrebbe essere utilizzata per distruggere tutti i rifiuti, qualsiasi cosa che la riguarda. Loro pensavano, vedremo dopo, storicamente, hanno pensato di utilizzarla come arma per distruggere, volevano fare degli esperimenti a Rolando Palizza per distruggere un carro armato al riguardo, invece di utilizzare, perché pensavano Certo. come arma. Terza fase, anche qui mi viene un po' da sorridere al riguardo, perché riguardo, trasmutazione della materia. Ritornali, trasmutazione della materia. La materia Questo non era è. un processo alchemico che garantivano gli alchimisti nel Medioevo. Serve al riguardo il sogno dell'uomo, no? Perché Ah si beh, pensa sempre. certo. Cerca l'oro, facciamo così perché si dice l'oro perché è il materiale più, diciamo, più significativo al riguardo, eccetera. Per ora non ho dubbi, oh, non aveva ancora raggiunto. Lui dice qui nel 64. Per ora non ho dubbi, però prima di forniti i valori, devo verificare i dati che trarrai dall'annichilimento e successivamente dal surriscaldamento. Quello che dicevo prima, Rolando Pellizzo faceva gli esperimenti, trasmetteva i dati a Ettore Majorana, che aveva bisogno di questi dati per sviluppare. Lui sapeva già che la sua teoria diceva che era possibile fare la trasmutazione alla materia. Che poi Rolando nel 1992, anzi raggiunto anche prima, raggiungerà lui, ha fatto tre, io nei libri che ho pubblicato nella biografia di Rolando Pellizzo, porto il racconto di tre trasmutazioni di materia fatte da Rolando Pellizza. E c'è una lettera di Ettore Majorana, che dicevo, quella che dicevo prima, in cui Ettore Majorana si meraviglia come hai potuto tu raggiungere la trasmutazione della materia a terza fase quando io ti ho dato dei dati
ancora insufficienti e ti avevo detto di aspettare. Sei stato bravo, però hai rischiato parecchio, quello che dicevo prima, una lettera particolare. Infatti nel libro, che, prossimo libro che pubblicherò, la riguardo. Quarta fase. Siamo fermi alla quarta fase adesso per ora. Traslazione della materia. Dice lui, dice qui, Maria Sam, idem come per la terza, cioè bisogno dei dati al riguardo. E la traslazione della materia, non abbiamo, anche quando abbiamo pubblicato i primi libri, noi abbiamo seguito, ho seguito, io ho sempre fatto quello che Rolando Perizza, siccome è la sua storia, anche se io la sento come mia, perché l'ho stato al fianco, eccetera, ma è la sua storia, che l'ha vissuto lui in prima persona, l'ha corso dietro, io ho fatto, mi è dato che raccogliere le sue confidenze, stargli vicino e cercare di. Poi, ho sempre seguito le sue indicazioni. Abbiamo pubblicato il primo libro senza, in una maniera che era il dito di Dio, come titolo, in cui parlavamo di questa storia e si parlava di Maiorana senza portare però quasi nessun documento se non la testimonianza di Rolando Perizza e di altre persone che avevano assistito agli esperimenti. Poi nel secondo libro abbiamo presentato una serie di fotografie e di dati, di decine e decine di documenti al riguardo che io ho trovato, sono andato a cercare a sostegno per dimostrare che lui aveva fatto veramente gli esperimenti per gli americani, eccetera. Ma poi l'ultima parte, nel 2006, abbiamo parlato anche della quarta fase, che è questa, che è la traslazione in un'altra dimensione con il ritorno ancora sulla Terra che viene fatto con degli effetti particolari, che sono effetti che è il ringiovanimento dell'uomo, si può raggiungere il ringiovanimento dell'uomo a portarlo circa all'età di 20-21 anni al riguardo. Non solo, abbiamo pubblicato un'altra lettera. Rolando Perizza che scrive nel 2006, nel libro del 2006, Maiorana era vivo, che Rolando scrive a Ettore, una brevissima lettera, dice, come sei, questa è la settima fase, gli dice riscrive a Ettore. E Ettore risponde, no, non è la settima fase. Che significa allora che Ettore Maiorana ha sviluppato altre fasi riguardo oltre la quarta. Non è la settima fase, ma è una variante della quarta. Io posso essere in grado di fare in modo di fare questo ringiovanimento, diciamo, quasi a scalare di 10-15 anni, di 20-25, di 30-35. Cioè lui stava studiando la maniera di poter andare in un'altra dimensione e ritornare ancora sulla Terra. Guardate che sono cose a che raccontarle. È sconvolgente, sconvolgente. Però documentato a riguardo, perlomeno questa fase qui non è documentata da noi, rientra nella teoria, nella teoria e diventa nelle lettere che abbiamo. Ma le prime, seconda, terza fase abbiamo una documentazione ufficiali fatte per gli USA, fatte per l'Italia, fatte per la NATO, per cui non c'è da dire è teoria campata per aria, è realtà perché è stata fatta gli esperimenti con protocolli voluti dagli americani, voluti dall'Italia e esperimenti eseguiti perfettamente come si voleva fare. Io mi Dottor fermerei Avelli, mi scusi. riguardo alle prime quattro fasi. Dottor Avelli, mi scusi, una Mi chiami domanda. Alfredo? Circola sui. Sì. Come? Mi chiami Alfredo? Alfredo Avelli, va bene, molto Ciao gentile. Alfredo. Allora, Alfredo, le faccio una domanda. Circola su YouTube un video dove si vede proprio, no, che dopo un po' c'è un blocco di ferro, viene applicata la tecnologia di Majorana e dopo un po' questo blocco di ferro diventa d'oro. Quel video è attendibile? Vi riconoscete in quel video oppure no? Non è, mi scusi, devo fare una precisazione, forse. Non è un blocco di ferro, è un blocco di polistirolo. È un blocco di Ah. polistirolo, sì, è un blocco di polistirolo. Sì, quindi è una bella storia quella. Lui ha fatto la prima, certo che in pieno. Tra l'altro che quello lì è stato fatto nel 1992. L'ha fatto assieme, Sì. lui aveva filmato lui,
Rolando facendosi imprestare una videocamera che non era neanche capace Rolando quasi di utilizzarla perché era stato 12-13 anni all'estero, si è fatta prestare, era in Spagna, era in questa specie di cantina, eccetera, aveva trasformato dei blocchi di polistirolo, tantissimi, tantissimi, 130, che poi hanno fatto una fine particolare. Perché Rolando Panizza di tutto l'oro che lui ha trasmutato non ne ha mai visto utilizzato un grammo, è sempre stato in. Però per dimostrare, avevo un amico che ho conosciuto, ho frequentato tantissimo anch'io in Svizzera, che è il professor Carlo Tramazza, è quello che l'ha aiutato a mettere, a raggiungere la terza fase, perché Rolando Panizza aveva bisogno di mettere tutto quanto in un computer che poteva utilizzare poi per fare l'esperimento. E siccome Rolando Panizza non conosceva niente di informatica, siamo attorno agli anni 90, 80, dagli anni 88 in poi, diciamo, non conosceva perché non aveva studiato niente. Si è appoggiato a questo professore di informatica e di matematica, Carlo Tralamazza, che è in pensione, che ha lasciato anche lui dichiarazione, che era un ateo convinto, tra l'altro, e faceva parte, questo come piccola parentesi, perché dico ateo convinto, perché c'è stata una discussione, l'intervento di Dio nella storia umana, ma tutto un altro tipo di discorso questo. Conclusione, lui per dimostrare a questo suo amico che era capace a farlo, ha voluto fare una trasmutazione, filmarla, perché lui la voleva, ma non ha mai filmato, filmarla e mandargliela per fargliela vedere. E infatti ha fatto in quella maniera lì. E noi l'abbiamo fatto periziare questo video, non è manomesso ed epoca, corrisponde a quello, ma corrisponde anche perché c'è tutta la storia dietro delle lettere di Majorana e del racconto di Rolando, testimonianze al riguardo. Per cui ci riconosciamo al 100% se è quel video che dico io. Sì, ma tutte le caratteristiche di cui sta parlando lei, per cui è quello. Allora, Alfredo, Benissimo. ok. Ah, l'avrei voluto chiedere cosa è in grado di fare questa macchina, però in realtà ha già risposto, per cui va benissimo. Le varie fasi teoriche elaborate da Ettore Majorana sono state sperimentate e con quali esiti? Cioè, hanno avuto una prova empirica rispetto a quello che ha fatto Majorana? Fatto in pieno il 100%. Nei libri vengono raccontati condivisi di particolare al riguardo. Io pensare che lui ha fatto un primo esperimento, e lì ci sono anche le lettere al riguardo, l'ha fatto privatamente al Baremone per degli amici, ma c'era già allora, lui era sotto, diciamo, osservazione dei servizi segreti italiani, che c'erano due personaggi al riguardo, due colonnelli dei servizi segreti. Devo pensare che Rolando Panizza, quegli anni, aveva un colonnello dei servizi segreti che apparteneva ai carabinieri, tra l'altro, carabinieri, aveva libro paga, era suo dipendente. Lui non lo sapeva naturalmente che era colonnello dei servizi segreti, ma era lì appunto per seguirlo. E poi c'era questo Pugliese, Massimo Pugliese, che è stato al fianco soprattutto a Rolando Panizza in quel periodo, anche lui colonnello dei servizi segreti, diceva che era in pensione, ma non era, cioè, era sempre collegato, e ha fatto questo esperimento. E lì è stato l'inizio della sua disgrazia, perché aveva dato, facendo quell'esperimento lì al Baremone, in cui gli aveva dimostrato come lui era questa macchina, siamo nella prima fase della macchina, cioè la distruzione della materia. Aveva fatto un esperimento in cui lui andava a distruggere degli elementi, delle rocce, dietro indicazione di queste persone che erano giù a Brescia. Lui era in una zona del Trentino, bresciano Trentino, al Baremone. È un forte in disuso, ma loro non sapevano che era là, al forte in disuso. Già allora, 1976, lui aveva trasmesso questi esperimenti dal Baremone a Brescia, utilizzando la, la,
come si chiama? Il collegamento che aveva la Svizzera, la radiotelevisione svizzera, e solamente a Brescia, in due appartamenti dove c'erano queste persone che lui aveva, che volevano vedere l'esperimento e che gli davano l'indicazione di fare, di dire punta su quella roba, distruggi quella roccia, eccetera. Lui ha trasmesso l'esperimento che faceva solamente a loro sulla frequenza della radiotelevisione svizzera. Questo per dire la grande capacità che già aveva allora Rolando Pelizza, proprio in base alle conoscenze tramite Ettore Majorana, di poter fare questa roba. Quindi è stato l'inizio del dramma di Rolando Pelizza, perché lui, fatto questo esperimento, il giorno dopo si sono trovati tutti assieme, 6-7 persone, e aveva, ha detto, c'era anche questo colonnello dei servizi segreti, questo qui della Sardegna, e ha detto loro: datemi 2 anni di tempo che io devo raggiungere la seconda fase. Quando ho raggiunto la seconda fase, la do gratis allo Stato italiano. La seconda fase è quella produzione energia a costo, praticamente costo zero, che è praticamente come gli aveva detto Ettore Majorana nella prima lettera del 64, gli ha detto: tu presenterai questa macchina quando avrai raggiunto la seconda fase, e la diamo per quello. Loro cosa hanno fatto? Sono andati subito, questo Pugliese, Massimo Pugliese, ha preso contatti con l'ambasciata USA, gli ha raccontato giù a un certo Maniello, che era responsabile degli esperimenti all'ambasciata USA in Italia. Era addetto alla parte fisica e a tutto quanto riguardava, gli ha spiegato che era avvenuto questo esperimento in alta montagna. Subito allora hanno organizzato di fare degli esperimenti unicamente per gli americani. E lui ha fatto degli esperimenti, e noi abbiamo i filmati a riguardo, in cui siamo sempre nella prima fase, distrugge una serie di elementi, lastre d'acciaio, lastre di vetro, così via, su indicazione, sul protocollo dato dagli americani. La cosa era talmente sconvolgente che Ford, che era presidente degli Stati Uniti d'America, manda Tutino, il suo addetto personale, lo manda in Italia, offrono a Rolando Pelizza 1 miliardo di dollari se lui condivideva questa scoperta con loro, e davano il 50% delle società. 1 miliardo di dollari allora corrispondevano a 730, per il cambio dollaro-lira, corrispondevano a 730 milioni di lire italiane, tanto per dire, arrivato. Niente, Rolando non ha accettato naturalmente, ha fatto questi esperimenti per gli americani, poi ha fatto gli esperimenti, questo è importantissimo, per l'Italia, e l'ha fatto con un certo professor Clementel. Clementel era il capo del massimo organismo allora che c'era in Italia, che era il Comitato Nazionale Energia Nucleare. Era lui il rappresentante. E con un protocollo fatti da un protocollo voluto da Clementel. Clementel gli ha fatto veramente un protocollo molto bello. Noi gli abbiamo portato gli atti e abbiamo anche un filmato riguardo. Cos'è questo, per citare un attimino? Gli ha fatto fare lo esperimento con la macchina, lastra d'acciaio davanti, lastra di plessigas dietro, forare l'acciaio lasciando indenne il plessigas dietro. Viceversa, lastra di plessigas davanti, lastra d'acciaio dietro, forare il plessigas lasciando indenne la lastra d'acciaio. Cioè praticamente si raggiungeva un annichilimento mirato, perché si andava a distruggere quello che si voleva. Infatti la macchina è in grado di fare questo, quello che si voleva, lasciando indenne il resto. Naturalmente è stata una cosa talmente importante che Clemente ha fatto tutte le prove, ha rilasciato dichiarazioni scritte al riguardo, che erano tecnologia inimmaginabile per quel tempo al riguardo. E non riusciva a darsi una spiegazione, perché aveva fatto i calcoli della grande quantità di energia sviluppata istantaneamente, era rimasto strabiliato. Poi ha fatto anche degli altri esperimenti per la NATO,
a raccontare gli esperimenti fatti dovremmo stare qui ore al riguardo. Saltiamo, ha fatto però degli esperimenti effettivamente su protocolli imposti da ufficialmente da enti preposti e li ha rispettati e sono andati bene. Fantastico. Allora, Alfredo, Sì. un'altra domanda. Quali prove concrete avete presentato a sostegno di questa storia? Cioè, cosa avete portato di concreto? Cioè, l'esperimento mi ha parlato adesso? Ho portato lì, sono entrato in gioco molto io. A parte che ho raccolto tutto con una serie. Oh, Rolando mi ha dato parecchia roba, perché le fotografie me le ha date Rolando, dietro me, le lettere mi ha date, dietro me le ha date Rolando, non è che le abbia fatte io. Però io ho fatto tutta una ricerca dagli anni 80 in poi, circa 40 anni impiegato, 40 anni. Ho fatto una ricerca, ho trovato decine e decine di documenti che a sostegno di questa. Non solo, sono andato a pescare persone che erano presenti agli esperimenti. Tuttora ci sono ancora 3 o 4 persone viventi. Purtroppo dico questo, purtroppo perché passano gli anni. Parliamo di cose, esperimenti avvenuti nel 76 all'80 grosso modo. Grosso modo. Allora, più passano gli anni, però li abbiamo attualmente abbiamo ancora 2 o 3 persone che hanno assistito. Ho raccolto però, prima che morissero, le testimonianze di altre 2 o 3 persone, testimonianze su quanto loro avevano visto e mandato la testimonianza. Tutta una serie di documenti, poi di filmati degli esperimenti, di una serie di cose. Abbiamo decine e decine. Potremmo dire, sono centinaia di pagine di documenti aver raccolto al riguardo, tutto a sostegno naturalmente di quanto raccontato. Per cui abbiamo raccontato questa storia, parliamo di capi di Stato, parliamo di esperimenti, parliamo, diciamo tutto, esperimenti fatti in una certa maniera, facendo nome e cognomi dei personaggi politici, dei personaggi, diciamo anche dei scienziati, fino adesso. Non abbiamo ricevuto nessuna querela al riguardo o nessuna contestazione, se non sul web qualcheduno che dice guarda, guarda quel cubo, dice ma no, non è vero, perché così cos'ha? Sulla base di che cosa? Sulla base di niente. Siamo aperti. Grazie, grazie Alfredo. Allora, un'altra domanda. Siamo agli sgoccioli. È stanco? No, Ah, un la vedo po' infatti bello energico. energico, stante l'età, dico sempre io. Allora, oggi si potrebbe utilizzare questa macchina per il problema climatico? Eh sì, fondamentalmente. Questa macchina si può utilizzare per tutto. Ieri è stata la giornata dell'acqua, sì o no? A Sì. livello mondiale, mi sembra mondiale, perlomeno qui in Italia, ma credo a livello mondiale. Questa macchina, utilizzata per esempio per fare pozzi, siccome annichilisce la materia, per fare un pozzo in Africa dove c'è carenza d'acqua, o anche qui da noi, come vogliamo. Potrebbe mica essere utilizzata, basta utilizzarla. In quanto non abbiamo, produce, è capace di distruggere, annichilire in modo controllato la materia, qualsiasi tipo di materia. Per cui fare un pozzo ci impiega un secondo, tanto per dire, per trovare l'acqua a certe profondità. Ma a parte questo, questa macchina, soprattutto in campo climatico, c'è una lettera nel 1976. 76, sì, mi scusi per le date perché non so proprio. Prego. Qui Ettore Majorana scrive a Rolando Perizza: hai consegnato al ministro Mancini, io pensavo che il ministro Mancini era ministro, era sottosegretario, era ministro qui in Italia, messo al fianco ufficialmente dallo Stato italiano per controllare Rolando Perizza, poi aveva capito la bontà, è diventato amico di Rolando Perizza. Poi è diventato console a Nizza e poi è diventato ambasciatore nel Libano e poi è morto, questo Mancini. Rolando Perizza nel 76 ha consegnato un dossier a Mancini dicendo non poteva fare il nome di Ettore Majorana perché aveva l'impegno, l'ha fatto solamente più tardi, progetto, nel 94, ufficialmente nel 2010. Gli ha consegnato un dossier dicendo che c'era una catastrofe che sarebbe avvenuto attorno agli anni 2020, 2024, 2025, dovuto proprio al cambiamento climatico, perché questa macchina è capace di trasformare
è ottenere l'ozono. Abbiamo un filmato ben preciso in cui, proprio un filmato in cui si parlavano prima del cubo. È un filmato lunghissimo, dura un'ora e più, perché fa vedere i vari tentativi. Riusciva a fare, a ottenere. Rolando Panizza era all'estero, aveva mandato in cattura, non era in contatto con Ettore Majorana. È stato 13 anni senza essere in contatto, 13 anni. E ha fatto questo esperimento, Non era molto pratico, cioè non era ancora in mano la sicurezza, cioè ogni colpo riuscire a fare la trasmutazione della materia. E lì si vede nell'esperimento che impiega parecchio tempo prima di raggiungere l'obiettivo di ottenerlo. Ma abbiamo un filmato lì ben preciso in cui lui deve nascondere parte di quell'oro che aveva fatto, parla di una buca che ha fatto con la macchina. E dice, ho trasformato, lui non sa di essere, siamo nel 1992, per cui non sa che questo qui veniva poi utilizzato, perché è rimasto, l'abbiamo tirato fuori nel 2010-2012, questo qua. Poi non aveva in mente di tirarlo fuori, questo. Lo voleva fare per il suo amico, tra la mazza. Dice, ho trasformato la terra in ozono, cioè questa macchina è capace di andare a chiudere il buco dell'ozono, naturalmente avendo i dati ben precisi al riguardo, e a ricreare il clima come quello di una volta. Perché è una macchina che è capace di trasformare una cosa in un'altra. Perciò, se abbiamo sovrabbondanza di un tipo di elemento nell'atmosfera o nei vari strati dell'atmosfera, la trasforma in modo tale che possa rientrare, essere utilizzata. Rientrare nella norma di quanto era, non so, attorno al clima di 50 anni fa, 60 anni fa. Questa è fondamentale, questa macchina, per risolvere questo problema. E c'è questa lettera di Majorana che dice, l'hai consegnato. E poi non solo, c'è una lettera scritta da Ettore Majorana, scritta su indicazione di Rolando Panizza, non l'ha fatta scrivere al professor Erasmo Recami, che è il biologo, ritenuto ormai ufficialmente biologo, in cui Ettore Majorana parla veramente di questa macchina, dice, questo mio allievo, che io, perché dovrei raccontare la storia lì, perché è molto lunga, questo mio allievo, dice, allievo, vuol proseguire, perché a un certo momento vedremo, Ettore Majorana ha una sua idea, vuol comportarsi in una maniera, Rolando Panizza dice, vuole andare avanti a fare gli esperimenti, vuol proseguire a fare gli esperimenti, le dia una mano se è possibile, perché non voglio che succeda qualche cosa, grosso modo in questa lettera. Ma parla esplicitamente del clima, che questa macchina è capace di modificare il clima e riportarlo a un clima adatto a vivere senza avere i grandi disastri, delle grandi piogge o dei grandi interventi, soprattutto cambiamento del buco dell'ozono. Può far tutto questa macchina, tutto. Per l'amor di Dio, forse è una parola. L'hanno chiamata. C'è stato un film fatto molto, un docufilm fatto dallo svizzero, dal nome La macchina è venuta dal futuro, da Tognola, un regista molto bravo, molto bello. L'ha fatto in una maniera indiretta. Qualcuno l'ha chiamata la macchina del secolo. C'è stato un personaggio molto importante in questa storia, di cui non ne parliamo perché compare dopo, in cui l'ha definita la macchina del millennio. E questo personaggio è quello che in pratica ha aiutato Rolando a raggiungere certi obiettivi. Perché nel libro 2006 Rolando ne parla nella finale, ne accenna appena appena, dicendo che questa persona gli ha dato l'aiuto per costruire la macchina perché non era facile, eccetera, eccetera. È un personaggio un po' particolare che svilupperemo se avremo l'opportunità, se avrò l'autorizzazione da Rolando in un secondo tempo al riguardo. Comunque, praticamente è la macchina del millennio. Fatti pensare, trasmutazione della materia, rigiovanimento, ma tutte queste robe qui sono robe eccezionali, insomma, cui l'uomo aspira nella vita. Io mi fermerei qui. No, Allora, io avrei altre domande. Ci fermiamo qui? io posso anche andare avanti, non ho problemi. Mi fermo qui su questa domanda. Ok, sì.
Allora, un'altra domanda: che ruolo hanno avuto i servizi segreti e i poteri forti in questa storia? Sotto gli occhi di tutti, gli hanno creato terra bruciata attorno, le hanno combinate di tutto. Basti pensare che proprio Rolando Pellizza è stato accusato, ha avuto 4 mandati di cattura, ha fatto anche, non è mai stato condannato al riguardo. Però, prima accusa infamante proprio, infamante. Rapimento di una persona, che era lui la mente che aveva organizzato. Il rapimento di una persona. Che altra persona era poi la mamma di Elkan, l'attuale presidente della FCA, cioè quello che è successo a Agnelli arrivato, capito? E lei ha fatto 58 giorni di prigione Rolando Pellizza prima di essere, non l'hanno portato neanche a processo, ma però lì campagne di stampa. Poi altri 3 mandati, l'ultimo che stiamo a guardare, uno soprattutto che cosa? D'aver costruito un'arma da guerra senza licenza, il giudice Carlo Palermo, capito? Per questo mandato di cattura internazionale, Rolando è andato via dall'Italia, è andato soprattutto in Svizzera, ma in Spagna e così via, al riguardo, per 13 anni è stato all'estero. Le dico le stranezze di questa stranezza di mandato di cattura internazionale. Rolando Pellizza tutti i giorni, lui è molto attaccato alla famiglia, telefonava a casa. Abbiamo pubblicato un verbale dei carabinieri che sono andati a fare una perquisizione mentre lui era all'estero, in casa della moglie, a casa di Rolando Pellizza. A portare via dei reperti e la moglie dice: ogni giorno mio marito mi telefona. Secondo lei, se volevano prendere Rolando Pellizza, che aveva mandato in cattura internazionale, bastava che tessero il telefono, quando telefonavano, intercettassero, andavano, lo prendevano. Io personalmente sono andato decine di volte a trovarlo all'estero, a tagliare su, portare su la moglie una volta o l'altra, a portare il figlio a incontrarlo, è tipo avere questi mandati di cattura, ma non è il mandato di cattura fasullo, c'era il mandato di cattura, perché lui è rimasto là, è rimasto venuto per forza, però tanto per dire, non lo volevano, volevano veramente controllarlo in quella maniera. E attualmente c'è tuttora questa macchina, non viene fuori perché sono in grado di costruirla. C'è un episodio, non so, ecco, l'ho raccontato, sì. Lui è stato rapito in un certo momento, portato via in una villa, l'ho fatto vedere in questa villa, Parla di Pellizza. Pellizza, sempre di Pellizza. Preso, portato in questa villa, incontro dei scienziati che parlano di fisica e vogliono capire. Gli fanno vedere 10 macchine. Dice lui, perfette, anzi migliore della mia come costruzione. E lui gli dice, e cosa vi fa adesso di queste macchine che non siete capaci di farle funzionare? Perché qui c'è tutta una cosa importante. Attualmente, ecco perché Rolando Pellizza è ancora vivo e non è, nonostante che abbia avuto pressione, eccetera, e pressioni pesantissime che non abbiamo raccontato perché è nella seconda parte. Dopo il 92 che sono successo. Perché è l'unico capace di far funzionare questa macchina. Perché nella prima lettera di Ettore Majorana c'è scritto ben chiaramente: i disegni della macchina non sono tanto importanti. Infatti noi abbiamo pubblicato i disegni della macchina. Uno se vuole può costruire questa macchina. O l'ha fatta nessuna università al riguardo. È una roba strana anche questa. La formula però deve essere tenuta a costo della vita, perché sa benissimo che se va in mano a certe persone, soprattutto a certi politici, vedo, o che hanno in mente certe cose, sarebbe un disastro enorme. Deve essere utilizzato unicamente per gli scopi per cui questa macchina è stata costruita. Ecco perché questa macchina, i servizi segreti, nonostante tutto, ha fatto pressioni.
hanno fatto di tutto, però attualmente, ancora attualmente, mi impediscono che questa macchina venga utilizzata per quello che è stata costruita. Questo è il grande fatto. C'è tutto. Direi che tuttora c'è questo. Ecco. Mi fermerei qui su questa Ok, domanda. allora infatti la domanda che le sto per Alfredo è questa: a che punto siete arrivati oggi dopo mille angherie con questa storia e che cosa vi proponete di fare? Noi ci proponiamo sempre, vogliamo avere la possibilità di tirar fuori questa macchina. Guardi, abbiamo parlato di questa storia quando io avevo 72-73 anni, perché abbiamo tirato fuori nel 2011, il primo libro l'abbiamo pubblicato, la storia di questa roba. Non abbiamo interessi da avere economici, non vogliamo avere fama o gloria. Non. Io parlo al plurale perché parlo di Rolando Pennizza e di Majorana, che ho i loro intendimenti. Nessuno ha questo intendimento. L'intendimento è metterla a disposizione. E si sta sempre lottando. Rolando Pennizza, infatti, nel libro che io adesso pubblicherò, che tratta delle lettere di Majorana, scritto a Rolando Pennizza, nel 2000 circa, Ettore Majorana ha cambiato strategia per utilizzare questa macchina. E diceva a Rolando: fermati, pensa alla tua famiglia, perché temo per te, perché ti possa succedere. Rolando Pellizza dal 2000, da allora, è sempre andato avanti cercando di costruire la macchina e di utilizzarla e di metterla a disposizione. E tuttora ha in mente, nonostante tutto, che si dica, e lui dice sempre che sta pensando anche a altre cose, ma il suo vero scopo è questo, poter utilizzare questa macchina per gli intenti di Ettore Majorana e i suoi che avevano allora e che hanno tuttora. Grazie Alfredo, siamo alla domanda conclusiva. La domanda conclusiva è la seguente: come possono mettersi in contatto con voi, gli spettatori, appunto, per aiutarvi e tramite social? Sì, ma prima di tutto io ho un grande desiderio. Io ho scritto la storia di Rolando Pennizza, che io ritengo fondamentale. Per una storia naturalmente autorizzata da lui. Per uno vuol capire veramente queste vicende, deve documentarsi bene. Oggi però manca per una serie di motivi, manca il tempo, si è presi da mille cose, ci vuole un'informazione veloce. Mi sono accorto che di fatto è così, si va più sui social, si guarda velocemente, però rimane fondamentale la biografia di Rolando Pennizza per capire questa storia e anche il prossimo libro che parla delle cose. Poi, naturalmente, cerchiamo di diffondere questa storia. Non è questa la soluzione, perché si spera sempre che venga un cambiamento e questo potrebbe essere, forse con la diffusione, ma siamo talmente bombardati da notizie dal mattino alla sera, di scandali, di cose anche fasulle, fake news. Io ho scritto nel libro, in uno dei libri ho fatto scrivere la frase: oggi siamo in un periodo strano in cui la verità documentata non viene creduta. Una fake news viene creduta subito sulla parola o sull'immagine. Purtroppo siamo in questo periodo, però cerchiamo di farla conoscere al più possibile, ma finché non avremo, a mio parere, un aiuto particolare, non so come, però. Come ha avuto Rolando e ne accenna nel suo libro, un certo tipo di aiuto, se non abbiamo questo aiuto è difficile che venga fuori. Perché però prima o dopo verrà fuori. Oh, Rolando Pennizza lo dice chiaramente in una dichiarazione che ho pubblicato nel libro 2006, Majorana era vivo. Dice che lui ha avuto conferma. Che la macchina verrà utilizzata. Però fino adesso non ho ancora visto la possibilità che venga utilizzata. Però non dispera, anzi, lavora ancora per poterla per utilizzare. Naturalmente sui social, e qui sui social abbiamo trovato delle ottime persone che si sono innamorate a questa storia e hanno cercato in tutte le maniere di farla conoscere. Combattendo anche contro tutti certi articoli della stampa,
di certi giornali che per noi sono veramente guidati, riteniamo, perché le prove ben precise, perché raccontano su questa storia qui, raccontano, portano degli appunti campati per aria, ma che fanno però effetto su chi legge questi loro articoli. Queste persone ci hanno aiutato tantissimo, e Rolando ha un particolare ringraziamento proprio per loro, che ci aiutano, come naturalmente certi conduttori di televisioni. Speriamo che anche lei ci dia questa mano per far conoscere questa storia, perché è una storia fondamentale. Assolutamente sì, e ben volentieri, con tutto il cuore, con tutto il piacere. Tantissimo. Alfredo è una persona veramente deliziosa, grazie di cuore, grazie per quello che comunque ci ha riportato. Questo video, voi vi occuperete appunto dell'editing, com'è? No, io mi scuso, anzi, perché io ho la mia maniera di raccontare, ma sono fatto così. Mi piace raccontare le cose così come le sento, ecco, volevo dire questo. Infatti è stato precisissimo, è stato anche particolarmente preciso nei dettagli, quindi la ringraziamo per questo. Io sono felice di averla conosciuta, magari poi ci risentiamo tra un po' di tempo, se ci sono ancora, no, degli aggiornamenti in merito a questa vicenda, che è addirittura affascinante. La ringrazio veramente di cuore, veramente veramente grazie, grazie di cuore per l'aiuto che ci darete. Grazie di tutto, va bene? Veramente? Buona giornata. Speriamo anche di incontrarci qualche volta di persona. Visto che siamo vicini. Va bene, ok, grazie. Va bene, buona serata. Rendervoors.com